Sono numerosi i volontari che hanno donato sangue anche questa mattina davanti alla sede del comune di Andria, dove l'Avis ha portato la sua autoemoteca in occasione della giornata mondiale della donazione del sangue. Un appuntamento colto da semplici cittadini e da coloro che sono riuniti in associazioni di vario genere che in gruppo si sono recati in piazza Umberto I. È sicuramente la giornata che racchiude tutte le nostre iniziative tutto l'anno di attività. Quest'anno l'abbiamo fatta in collaborazione con gli Amici per la Vita e con la scuola di ballo Guantanamera e come sempre abbiamo avuto un ottimo riscontro, nonché dal nostro primo cittadino, dal sindaco, che puntuale è venuto a donare come tutti gli anni. Ora tra l'altro ci apprestiamo anche a commemorare la data del 12 luglio, che come tutti sanno è stato un evento tragico che si è verificato l'anno scorso, e quindi più che mai ci dobbiamo impegnare, tutti si devono impegnare a raccogliere sangue. Anzi, colgo l'occasione per ricordare ai ragazzi che è uscito il bando del servizio civile che scade il 26 giugno e che è un'ottima occasione per i giovani per avvicinarsi al mondo del volontariato in un ambito davvero importante. Impegnati nella preparazione di tutto quanto necessario per la riuscita sabato sera della partita della solidarietà, anche gli aderenti all'associazione imprenditori andriesi hanno dato il loro contributo per la giornata mondiale della raccolta sangue. A livello sportivo, contro la nazionale cantanti, ci sarà la partita della solidarietà. Come tutti voi ben sapete, noi abbiamo aderito al progetto Senza Sbarre di Don Riccardo. E come sappiamo il ricavato sarà devoluto al fine di far recuperare possiamo dire i meno fortunati di noi e comunque quei detenuti che sono propensi per poter avviare un recupero della vita sociale, quindi un recupero a tutti gli effetti. E noi in questa situazione l'associazione è pronta per dare il proprio contributo a questo scopo. Gli andriesi hanno aderito ancora una volta con entusiasmo alla raccolta sangue, il frutto anche dell'opera di sensibilizzazione che l'Avis non smette mai di portare avanti. I numeri sono da primato. Qui diciamo, riusciamo ancora a sopperire alle esigenze e a coprire il fabbisogno del nostro ospedale, della nostra città, però nelle altre città c'è già una situazione di carenza e già dal mattino all'alba quasi giungono le telefonate degli altri ospedali per chiedere la disponibilità di sangue. Il sangue, non ci stancheremo mai di ripeterlo, è un farmaco insostituibile, irriproducibile in laboratorio. In Italia ogni giorno c'è necessità di 8.000 sacche di sangue, il che porta a un fabbisogno annuale di oltre 250.000 sacche. Basti pensare che in tutto il mondo ogni anno si trasfondono circa 115 milioni di sacche di sangue. Una quantità immensa. Se non ci fossero i donatori, noi davvero non sapremmo come rispondere alle domande dei pazienti. Questa è una città, non mi stancherò mai anche di ripeterlo questa volta, molto sensibile sia dal punto di vista delle organizzazioni che insistono nella nostra città, nella città di Andria, e sia come cittadini. Copriamo tantissimo il fabbisogno di Andria, della ASL-BAT, ma soprattutto il fabbisogno regionale, al quale dedichiamo circa il 50% delle sacche che vengono raccolte annualmente.